Non c'è due senza tre, ma si spera di poter continuare ancora questa successione quando si parla dell'iniziativa Piazza del Cuore, l'intervento attraverso il quale il consigliere comunale Dante Santoro sta dotando diversi quartieri della città di defibrillatori. Così, dopo Piazza San Francesco e Torrione, l'iniziativa approda nei rioni collinari, dove è stato installato il nuovo defibrillatore pubblico per giovani nei pressi dell'ex piazza Casa D'Amato. Lo strumento fondamentale per salvare la vita in caso di arresto cardiocircolatorio è stato acquistato grazie all'evento sportivo Memorial Antonio Ciccarelli tenutosi allo stadio Ventura di Rufoli e grazie allo straordinario contributo dato dalla società sportiva Giovi Rufoli. Da Salerno abbiamo fatto nascere un'esperienza unica in Italia. Con un gruppo di cittadini attivi stiamo rendendo la città di Salerno una città cardioprotetta. Il messaggio è duplice perché ricordiamo anche un giovane che ci ha lasciato troppo presto, Antonio Ciccarelli, morto per un arresto cardiaco. Grazie ad eventi di autofinanziamento noi stiamo installando defibrillatori pubblici nelle piazze ormai da un anno e oggi la tappa è qui, nei rioni collinari a Giovi, un segnale importante anche ad un quartiere che da anni, per alcuni casi da decenni, non vede la mano dell'amministrazione, vede le istituzioni soltanto sotto elezioni. Invece noi diamo un segnale opposto, siamo qui in tempi non sospetti perché installiamo la terza piazza del cuore proprio a Giovi, il tutto con fondi raccolti da cittadini grazie ad un memorial tenutosi qualche mese fa e alla collaborazione con la società Giovi Calcio Rufoli, quindi un bel momento di cittadinanza attiva, un'esperienza unica in Italia perché la città di Salerno potrà avere vite salvate da questi defibrillatori grazie ad un attivismo cittadino, ad una collettività che si è unita e oggi siamo a Giovi per celebrare la terza Piazza del Cuore.